Eccoci qua, eccoci qua, sempre di notte, sempre in silenzio, sempre con il microfono e la cam accesi. Prima ho visto un video che mi è piaciuto molto, un video molto molto vecchio, metà anni 80 penso. Questo video c'era una giornalista che intervistava un gruppo di ragazzi e di ragazze di 16-17 anni. Le domande erano del tipo ambizioni, sogni, cosa facevano nella vita. Cosa avrebbero voluto fare? C'era chi voleva fare il cacciatore, chi voleva suonare in un gruppo. C'era una ragazza a cui sarebbe piaciuto molto giocare a pallavolo. C'era chi studiava, molti ragazzi facevano la scuola per geometri. Questa cosa l'ho notata. Sono state anche domande un po' più personali, tipo sei felice? E soprattutto quando l'intervistatrice, la giornalista, chiedeva loro se erano fidanzati o se erano fidanzate. Ho notato questa cosa perché nel rispondere a questa domanda c'era molto imbarazzo nei ragazzi, come se fosse una cosa personale, non volevano tanto rispondere, abbassavano gli occhi, un po' si vergognavano. Non voglio fare chiaramente paragoni con i giovani d'oggi, perché non avrebbe assolutamente senso. Questa è la verità. Metà anni 80 la gioventù era una cosa. Già, se l'intervista fosse stata fatta a metà anni 90, col grunge che avanzava e il depressive rock, come lo chiamo io, sarebbe stato totalmente diverso. Soprattutto adesso, sono passati 95, 25, 30, 40 anni, è cambiato tutto. Sono cambiati i giovani, sono cambiate le mode, è cambiato tutto. Adesso di buono è che i giovani sono anche molto più sicuri, a volte troppo, però molto più sicuri. Si studia molto di più, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una cosa però che mi sarebbe piaciuto sapere è se magari a distanza adesso quei ragazzini 16-17 anni che sono diventati uomini o donne, sapere se nella vita hanno realizzato quello che volevano, ok? Allora sono andato a leggere sui commenti, magari non so, vedere cosa dicevano, e ho trovato il commento di uno che ha detto: nel video ci sono anch'io. Sono passati 35 anni, cosa aveva detto? 30-35 anni, vi devo dire che non ho combinato un cazzo di quello che mi ero prefisso, però sono felice lo stesso. E me la sono goduta. Il succo del discorso era questo, insomma. Ho pensato che alla fine la risposta era perfetta. Le cose spesso e volentieri non vanno come uno vorrebbe. Uno magari si perde per strada, uno magari sceglie altre cose, i desideri poi di quando hai 16-17 anni sono diversi di quando ne hai 20, 30, 40. Però alla fine il fine ultimo è la felicità. E l'essere felice alla fine ha realizzato tutto, perché quando uno chiede cosa vuoi fare nella vita, dove ti vedi fra 20 anni, uno risponde anche delle cose specifiche, che sottintendono tutte una sola cosa: essere felici, essere realizzato. E uno che risponde: me la sono goduta, non ho combinato niente di quello che mi ero previsto, ma sono felice, vuol dire che ha vinto, vuol dire che semplicemente ha vinto. Adesso mi chiedo sinceramente se fosse successo a me di venire intervistato a 16-17 anni, cosa avrei detto, in effetti? Come prima cosa non mi avrebbero intervistato perché sarei fuggito dalle telecamere. Questa è la prima cosa, sicuro. Sono sempre stata una persona molto schiva e per dei versi molto molto timida. Però se mi avessero obbligato, eccetera, 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 non so sinceramente cosa avrei detto. Forse avrei fatto scena muta. Perché magari le idee non ce le avevo chiare all'epoca. Né all'epoca.
e neanche adesso a dirla tutta. Però, per rispondere come ha risposto questo ragazzo che ha detto me la son goduta, sono felice lo stesso, mi chiedo, sono felice adesso? La risposta è no. Stop. Una cosa che ho imparato è essere sinceri. La risposta è no. Me la son goduta, me son goduto questo percorso, questa vita. A tratti, a tratti, a volte sì, spesso e volentieri no. Infatti, se potessi tornare indietro, magari a un'ipotetica intervista di quando avevo 16 anni, 17 anni, vorrei tornare dal me, poter tornare indietro nel tempo per dire a quello che ero a 16-17 anni, tornare indietro per dire fai quello che vuoi, ok? E so che lo farai, però una cosa sola, non permettere alla paura di fregarti tutte le cose belle. Solo questa cosa vorrei dire a quello che ero io a 16 anni, non permettere alla paura di portarti via tutto. Solo questo.